meglio. Una volta ci vedevi meglio. E allora portami gli occhiali. Ah, papà, non è un fatto di occhiali. Quelli ti servono per mettere a fuoco. Se non ti basta la luce, non ci vedi e non c'è niente da fare. Ti ci abitui! Una volta mi bastava. Una volta eri meno malato. Non è il mondo che cambia, sei tu. Anche il mondo un po' cambia. Anche il mondo un po' cambia. E tu mi volevi più bene? Io ti voglio bene. Mi contraddici sempre. Sembra che lo fai apposta. Sono malato, non sono scemo. Non c'è bisogno che mi contraddici tutte le volte. Gli altri non lo fanno. Perché gli altri non passano così tanto tempo con te. Però quando ci sono gentili. Perché non ti ascoltano. Quando c'era il dottore vecchio, non stavo così male. Perché eri meno malato. Appunto. Senti, vuoi che ti porto a letto? Ma è presto. Non ti va a comprarti un po'? Ma il fatto che è buio non significa che si deve andare a dormire. Sono d'inverno, le fabbriche chiuderebbero alle 3. Non lavori più in fabbrica. Un buon motivo per buttare via la mia giornata. D'accordo, non buttiamo via la giornata. Restiamo qui a parlare delle stagioni. Se con te si potessero fare discorsi seri, io li farei. Sì, sì. Quando parlo con Jenny, è sempre pieno di interessi, eh. Maria no, lei è timida, non c'entra, è un'altra faccenda. Ma tu mi preoccupi, sai. Una volta avevi un sacco di cose da fare, eri così vitale, eri... Una volta c'era mamma. Vabbè, la vita va avanti lo stesso. Lo sai? Credo che Maria abbia qualcuno. Fulvio. Fulvio. E tu? Io che? C'è qualcuno? No. Vedi, non si può parlare di niente. Parla con Maria. Parlaci. Così poi mi racconti. Ci manca solo quello. Telefono. L'ho sentito. E allora rispondi. Non è per me. Ma devi disturbare tutto il tempo senza che nessuno lo vede. Oh, e c'è il telefono. Rispondi. Pronto. Chi è? Pronto. Chi era? Nessuno. Fanno anche gli scherzi adesso. Non è uno scherzo, aveva suonato anche prima. È uno che vuole far sapere che esiste. E chi è? Non lo so. Non gli riesce molto bene far sapere che esiste se non sai chi è. Non è per me. Dov'è Maria? Sarà in camera sua. Perché non è qui con noi? Sta bene in camera sua. Sta bene qui con noi? Sta meglio in camera sua. Dovreste andare più d'accordo. Andiamo d'accordo. No, non è vero. Chiamala, vi devo parlare, vado a chiamare.
Lo so che esisti, ma non so chi sei. Io sono Luigi, e tu? Chi era? Non lo so, non dice niente. Mi chiamerà... Speriamo. Mi volevi parlare? Secondo te chi è al telefono? Non lo so. È già qualche volta che chiama e non dice niente. Ti dà tanto fastidio? No, no, è che sono curioso. Tu hai dei sospetti? No. Era solo questo quello che mi dovevi dire? Allora posso tornare in camera mia? Perché non resti qui con noi? Vuoi che resti qui? Ma sì, restiamo un po' tutti insieme, eh? Anch'io? Certo, tutta la famiglia. Sì, avanti. Perdi sempre sangue dalle orecchie. E quando ti succede? Solo quando dormi o anche di giorno? Solo quando dormo, per ora. E come dormi? Sul fianco. Ma voglio dire bene, male. O dormo pochissimo o dormo tantissimo. Non c'è via di mezzo. Ce l'hai la fidanzata? No. Sei sicuro? Certo che sono sicuro, o ce l'hai o non ce l'hai. Lei ce l'ha la macchina. Sì. Ed è sicuro. Accomodati. Fabrizio, l'ipocondriaco, era tutto eccitato. Il suo problema era che di notte il sangue gli colava dalle orecchie. In sostanza, il suo sangue che cola di notte dalle orecchie non convinceva nemmeno il mio paziente, che in cuor suo si era già fatto un'idea ben precisa della sua malattia, con tanto di colpevoli. Idea che certo non mi poteva confessare, ma che era mio preciso dovere scoprire. Questo mi si chiedeva e questo era quello che dovevo fare. Andiamo. Piove. Merda! Non ti piace la pioggia? Davvero ti interessa sapere se mi piace la pioggia? No. E allora perché me l'hai chiesto? Non lo so. Ma è importante. È importante, no? Non lo so. Ma come non lo so? Il rapporto che abbiamo con la natura è importante, no? Sì. A scuola si impara che è brutta la grandine perché rovina l'uomo. La nebbia perché rompe... Basta, Gianni, mi stai rompendo le palle. Ma cazzo, il rapporto che abbiamo con la natura è fondamentale. Se non ci interroghiamo nemmeno su questo, niente ha più senso. Non puoi dire che ti rompe le palle. Non puoi. Voglio dire che io parlerei volentieri con te della pioggia se non avessi la sensazione che mi stai prendendo per il culo. Non ti sto prendendo per il culo. Hai detto solamente piove. Tutto il ragionamento l'ho fatto io. Sono partito da una tua considerazione banale per intavolare un discorso che tu non hai accettato. Ho la sensazione sempre più netta di essere l'unico a cercare di costruire un dialogo in questa casa. Siete proprio castrati. A parte papà, ovviamente.
Non avete mai niente da dire, tagliate le palle a chiunque cerchi di intavolare una qualsiasi discussione. Non parliamo mai perché parli sempre tu. Non ascolti. Ti piace ascoltarmi. Esci? No. Merda, Pio! È bella la pioggia. Fabrizio! Posso entrare? Perché? Piove! Entra! Cosa ci fai qua? Passavo. Sì, passeggiavo per caso con dei fiori. Passeggio spesso con dei fiori. Così se piove devo chiedere a qualcuno che mi apra, non mi faccio trovare a mani vuote, ecco. Ti scoccia che ti sono venuto a trovare? No. Davvero? Davvero. Solo non ti scoccia o ti fa piacere? No, no, non c'è bisogno che ci pensi. Solo se posso stare un po' qui, mi fa piacere a me, ecco. Posso? Sì, siediti. Questi sono per te. Sono belle, grazie. Ma perché tutto questo? Tutto questo cosa? Le rose. Beh, sono belle e allora ho pensato che ti facessero piacere. Ma ti fanno piacere? Sì. Sai, io sono piuttosto timido. Non sembrerebbe. Non sono mai riuscita a dirlo. Non sono mai riuscita a dirlo in tutta la mia vita. Sarebbe la prima volta. Cosa? Dopo questo preambolo è ancora più difficile. Sei buffo. Io ti amo. Ma non mi conosci per niente. Non c'entra. Io ti amo. Non è vero. Sì, è vero. Maria, io ti amo. C'è Fulvio. Sì, c'è Fulvio. Voi due siete amici? Sì, è un mio amico. Io e lui siamo fidanzati. Sì, ma io non ho detto tu e Fulvio non siete fidanzati e Fulvio non siamo amici. Ho detto che ti amo. E cosa pensi di fare? Non penso a niente, ti amo e basta. Mi stai facendo diventare scema. Non si può. Voi due siete amici e non mi conosci per niente. Abbiamo parlato ogni tanto e basta. Adesso sei venuto qui, con i fiori, hai detto tutto questo e ora? E io? Perché è così difficile? Io mi sto ascoltando e non mi piaccio. Perché non parli? Ma se ti dico sì, va bene, anch'io ti amo. Cosa risolviamo? È peggio perché non è possibile, no? L'hai detto. Sì, ma non si può. Vuol dire che non volevi dirlo? No, non è questo. Allora sono felice. Ma non c'è nulla di cui essere felici. La luce. È la pioggia. O un accendino. No. No. È bello il buio. Si ascolta bene. Cosa fai? È la mia mamma. Dove sei? Qui. Cosa fai? Ti bacio. Lo so. Non vuoi? E se torna la luce? Scoppiamo a ridere. Maria! Sì? C'è qualcuno? Cosa fai? Aspetto che torni la luce. Non dormire. No, credevo che fosse papà. Papà no, è a letto. E quelli? Cosa? Le rose. Ah, belle, no? Bisognerà metterle in un vaso. Buonasera. Sono tuoi? Sono suoi. Sei Fulvio? No. Sì,
Sì o no? Sì. Piacere di conoscerti, ce ne volete un bel po'? Non mi aveva mai visto. No. Pensate di amarvi? Sì. Ti secca? No, non deve. Vieni a pranzo domani? A pranzo. Cucino io e invito chi mi pare. Vieni a pranzo? Grazie. Bene, a domani. Se vuoi, non vengo. Vai a casa. Ti dicevo per domani. Ti prego, vai a casa. E non dormi? No. Gli altri? Loro dormono. E tu sei sveglio? Eh sì. Sono ubriaco. Vuoi che ti faccia un caffè? Facciamoci un caffè. Di notte sei più bella, sai? Ma che dici? Sei bella. Sei ubriaco. Ho anche fumato un po'. Ecco. Ti voglio bene, sai? Certo, sono tua sorella, no? Certo, anche a Maria voglio bene, a papà. Però ti voglio bene. Grazie, anch'io. Non mi chiedi come mai mi viene da dirti una cosa così logica? No. Non ti sembra strano? Quasi tutto quello che fai mi sembra strano, per questo non ti chiedo mai niente. A fare sempre il cazzo che si vuole si finisce per essere poco interessanti. Vuoi una sigaretta? Perché pensi che staremo a parlare a lungo? Io mi fumo una sigaretta. Dammene una. Camel, faccio notare. Io sono un po' fatto, però anche tu sei diversa. Ti trovi diversa? Ma ti pare normale che io e te stiamo qui a parlare e fumare alle 4:30 del mattino? Sì. Lo so perché non dormivi. Perché? Tu pensi che a noi di papà non ce ne frega un cazzo, vero? Che tu da sola ti fai un culo così e noi facciamo il cazzo che vogliamo, facciamo. E non ci dici mai, oh, ora che si è pisciato le mani nel suo piscio ce le metti tu. Mai. Ma io non ho capito, te. Se lo fai perché così pensi che lui ti voglia più bene? Perché se è così è una stronzata. Papà non è sensibile a certi tipi di cose. O se lo fai soltanto per la presunzione di potermi dire che se faccio tutti questi discorsi è perché non ho capito un cazzo. E magari è anche vero. Non ho capito un cazzo. Ma allora aiutami, no? Perché tu ti fai un culo così, noi ce ne battiamo le palle e tu non ci dici niente. Perché? Perché l'affetto è un conto. E quello che c'è da farsi è un altro. Ma allora tu non puoi dire io gli voglio bene ma le mani nel suo piscio non mi va di mettercele, perché, porca puttana, se gli vuoi bene anche quando piscia, quando caga, quando beve, quando vomita, quando si dimentica le cose, quando rompe i coglioni. Ma anche se non gli vuoi bene, o magari l'hai sempre odiato, e pensi che qualche stronzo dal cielo gli abbia inviato una specie di malattia che faccia uscire tutto lo sporco che ha dentro,
così che la gente si accorga di che merda è veramente, che tu ti possa permettere di avere di vergogna di tuo padre, caso. Lo puoi fare, no? Va bene per lui, ma per te è un altro conto. Perché resta il fatto che tu ti fai il culo, e io no. E allora, che cazzo di storia? Piano, dormono. E che si svegliano allora? Perché papà non è tanto scemo da non capire che succede. Dovrebbe fare il padre, dovrebbe. E dire, ora basta. Rompo i coglioni a voi due. Smettila. Questo mese rompo i coglioni a voi due. Smettila davvero. Ma perché? Smettila. Sì, sì, io la smetto. La smetto. Tanto se parlo dico solo cazzate. E anche se dico qualcosa di giusto, di cazzate ne ho dette talmente tante che le cose giuste nel mucchio delle cazzate non contano più niente. E intanto mamma è morta, eh? E perché è morta? Ah, sono state le medicine. Le medicine del dottore, dice lui. Le medicine sto cazzo! No! Eh no. Eh sì, invece. Lo sai benissimo anche tu. Lo sai tu, lo so io, lo sa Maria, lo sanno tutti. Non lo sa nessuno, perché non è vero. Non è vero. È vero. Non è mai stato dimostrato. Ah, certo. Perché a dimostrarlo non si faceva bene a nessuno. Ma se invece tu lo dicessi chiaro e forte che si è ammazzata da sola? No! Che non ce la faceva più di lei, di lui e di noi. E che si è infilato in gola tutto il tubetto delle medicine. Perché ogni morto che non è ancora morto si deve ammazzare. Non si può far finta di esserci. Se è morto, è morto. E un morto ha da essere morto. Lo so. Lo sai. Lo so che ci passa. E anche Maria. Maria. Cosa ne sai tu di cosa pensa Maria se non parlate mai? Non sto bene. Ho il vomitare. No, non è lo stomaco. Sono le canne. Sarà.